Salve ragazzuoli, continuiamo il gameplay di Larry 6. Nell'episodio precedente abbiamo provato a sedurre Merrill facendo bungee jumping a tarda notte con lei, ma ci è andata molto male. Però abbiamo ricevuto delle parole di saggezza che lei ci ha sussurrato all'orecchio. These are the words of wisdom I learned from Merrill. They're very special and I'm not about to say them out loud. Ok, sono molto speciali e non le dirà ad alta voce. Ok, adesso è il momento di andare nella sauna per l'appuntamento che avevamo con Cavaricci, portando con noi la nostra accompagnatrice, che sarà Burgundy, e quindi vediamoci alla sauna. Direchiamoci alla spa. Vediamo la receptionist se n'è andata dopo che l'abbiamo aiutata a perdere la cellulite. Eccola. Entriamo qua dentro. Entriamo nello spogliatoio degli uomini, che è questo. Non vado errato. This door bears a sì. You had a fear of doors. The ridicule. Va bene. This door bears a questo è trattamento colonico. Spogliatoio per le donne. E questo this è door bears a tiny ok, il salone per la cellulite. Entriamo nello spogliatoio degli uomini. E usiamo l'armadietto per spogliarci. This locker is this lock. Questo è preso. Questo sembra di no. Lo apriamo. E ci mettiamo addosso l'asciugamano. White is your well, technically. Prendiamolo. Ci spogliamo. Ci mettiamo questo asciugamanetto prima di andare alla sauna. Andiamo nella sala del fango e facciamo un bagno nel fango. Per fare un po' di punti. You pause for just a moment to study the one who you. Okay. This mud bath looks just right. Okay. Abbiamo fatto un pochino di punti. Abbiamo fatto credo oops anche una puzza. Usciamo. Adesso ci dobbiamo andare a fare la doccia. Siamo tutti infangati. While once these shower heads could be adjusted, the mineral deposits in the local water supply now have them corroded firmly in place. Okay. There's not much to do in the come facciamo? Così, ok. Ci facciamo la doccia e ci togliamo di dosso tutto questo fango. Ok, a questo punto dobbiamo recarci nella locale sauna che si trova. This door bears a tiny brass plaque with a delicate La Castellata logo and the words Swedish sauna. Sauna svedese. Hi Burgundy, I'm so glad to see you're really here. È arrivata Burgundy. I'm here all right, honey. Mosey on over and sit down beside little old Burgundy. Vieni qui a sederti vicino a Burgundy. It's hotter than Fresno in here. È più caldo che a Fresno. Suppongo che a Fresno faccia molto caldo. Yeah, but it's a dry heat. Sì, però è un caldo secco. Well, I do enjoy a sauna.
Especially with a woman as beautiful as you. Mi piace fare la sauna, specie con una donna bella come te. Hot and sweaty is perfect. And we're alone. E siamo da soli. Beh, non for molto. Burgundy. Non per molto. I told you how I took the liberty of inviting another couple. Mi sono preso la libertà di invitare un'altra coppia. Here they are now. Cavaricci, is that you? Cavaricci, sei tu? Ecco Cavaricci, che ha detto si portava il suo o la sua accompagnatrice. Chi è la tua amica? Cavaricci Vornay, meet Burgundy Bodine. Berg, this is Cav. Bonjour. How are you? So, Cav, where's your date? Coming soon? Il tuo accompagnatore arriverà presto? Date? I didn't say anything about Ma io non ho detto niente di portare un accompagnatore. But of course you did. Sì che l'hai fatto. No, I asked if you wanted to... Double date. No, ti ho solo chiesto se volevi andare a un doppio appuntamento e io considero questo un doppio appuntamento. Can't stand a little competition? Che c'è che non va? Non riesci a reggere un po' di competizione? Non mi dire che questo è il tuo primo ménage à trois. Hey Lair, I don't know about this kinky crap. I'm just a plain old fashioned country. Lei non è interessata, ci sono una ragazza di campagna all'antica. No menagerie come Troy. Non hai detto niente di un ménage à trois. Ok, Burgundy non sembra interessata, proviamo a parlarle. Gee girls, I've never been with two women before, especially two as beautiful as you. Non sono mai stato con due donne prima. Where do I begin? Specialmente due belle come voi, da dove comincio? Burgundy is a Hai ragione, Burgundy è una bella donna. Just look at how those delicate beads of perspiration glide down her shoulders. Okay. Across her chest and disappear behind that totally unnecessary. Guarda le linee del suo corpo che scompaiono dietro questo. Questo asciugamano completamente non necessario. Poor tail of yours is gonna be stretched completely out of shape by your sexy figure. Ok. It is getting hot. Comincia a far caldo. I've got an idea. Why don't one of you move over here to my left side and then I can put an arm around both Ok, mi metto in mezzo così posso mettere un braccio attorno a ognuna di voi. An idea, Questa è una bella idea, Larry. Perhaps we'll do that later. But right now. Magari dopo, adesso voglio conoscere Burgundy. Burg? I know I've seen you around here. Don't you work? Lavori al bar? Dimmi qualcosa di te, dimmi tutto. Cavaricci sembra più interessata a Burgundy che a noi. Non c'è molto da dire, sono una semplice ragazza di campagna che vuole fare successo nel mondo dello spettacolo. Ho preso il lavoro al bar di La Costa Lotta solo fra un lavoro e l'altro. Ma ancora più affascinante è come la luce danza sui tuoi bellissimi occhi. Illumini l'intera stanza con il tuo sorriso, ragazza. Volevo dirlo anch'io, Burgundy, sei molto carina. Ok, Cavaricci ci sa fare molto meglio di noi. Would you like me to turn down the temperature in here? Volete che abbassi la temperatura? Siete tutte e due comode? Qualcuno mi sta ascoltando? Mi sa che siamo stati tagliati fuori. I tuoi capelli sono bellissimi. Morbidi, ma mantengono comunque la forma. Sei così fortunata. Anyone can have hair like this. Don't hate me tutti possono avere dei capelli così. When did I slip into a Pantene ad? Sembra la pubblicità del Pantene. Wow, it sure is getting late. My, look at the clock. Guess we may as well all turn in now. Si sta facendo tardi. Okay, it is getting warm in here. Fa caldo, il mio braccialetto d'argento comincia a bruciarmi il polso. Don't worry about that, cherie.
Let's talk more about you and me. Non preoccuparti, parliamo ancora di noi due. Kev, I'm beginning to have the strangest feeling back. Ok, comincio ad avere una strana sensazione. It's strange, darling. When things are right between two people, why fight it? Relax and enjoy. Ok, rilassati e goditi questa nuova sensazione, ok? Hey, I want some anch'io voglio delle nuove sensazioni. How about a little steam, girls? Che ne dite di un po' di vapore? Metto un po' d'acqua sulle rocce. Oops. Oops. C'è caduto l'asciugamano. Vapore. Si solleva del vapore. Sorry, I spilled the whole bucket. Now ho versato l'intero secchio. Adesso è davvero pieno di vapore qui, non è vero? Vero, ragazze? Kev? Berg? Ok, credo che abbiano approfittato di questo vapore per andarsene insieme. E siamo andati nuovamente in bianco. Però tutto questo a cosa sarà servito? Once again, Larry, the best man didn't win. Ok, non abbiamo vinto neanche questa volta. Però vediamo che qui Berg ha lasciato il suo braccialetto d'argento. E quindi prendiamo l'occasione per fregarcelo. I'll be sure to return Burgundy's silver bracelet to her. Sì. Right. Sì, succederà proprio. Vabbè, ok, siamo andati in bianco anche questa volta, quindi non ci interessa fare nient'altro e quindi usciamo dalla sauna. A questo punto torniamo, facciamoci un'altra volta una doccia. E andiamo a portare le batterie a Chardonnay. Andiamo a rivestirci. This locker is... No, questo qua. Ok. Riapriamo il nostro armadietto. Che dobbiamo fare? Don't snap your top. Che facciamo? No, così lo richiudiamo. Come facciamo a rivestirci? Dobbiamo raccogliere. There's not really much to take from a lock. There's not really much. Che devo fare? Ok, dobbiamo rimettere l'asciugamano nell'armadietto e ci rivestiamo. E abbiamo recuperato tutto il nostro inventario. A nice hot shower always makes me feel like a new man. Ok. Me too, sweetheart. Ok. And here I am. Sono qui, va bene, ok, grazie. Adesso andiamo da Chardonnay. E diamole le batterie che abbiamo recuperato dalla torcia. Eccole qua. These six red hot D-cell batteries are fully... Ok, completamente cariche. Raccogliamole e diamole a Char. Non voglio salvare. Charlotte Denay reclines in her mud bath. You cast your most radiant smile at her. She barely glances at you. Ok, le dai il tuo sorriso migliore e lei ti guarda abbastanza, ti guarda appena.
But I might mention I had to go through a lot of trouble. Ecco le tue batterie, ma è stato molto difficile trovarle. Oh, they're perfect. Ooh-wee. There'll be a hot time in the Osha tonight. Okay. So, what do you say? How about I climb in that mud with you? Che ne dici se entro nel fango e facciamo un po' di divertimento zozzo? Oh no, Larry, ho un'idea migliore. Sono stata nel centro di esercizi Electroshock così tanto che sono sicura di sapere come funziona. Perché non andiamo lì e facciamo una sessione di carica? Ma la porta non è chiusa? Sì, ma se sei stato così intelligente a trovare queste batterie, secondo la mente riuscirei ad aprire una porta chiusa. Ok, che è questa qua. Evidently, la Castellata wants to take no chances with this room. They have installed a heavy-duty electronic combination lock. It has only a numeric keypad. No one could try all the possible combinations. Ok, quindi questa è la porta e c'è questa che ha questo tastierino elettronico per aprirlo. Ok. Però noi possiamo mandare in cortocircuito questo tastierino utilizzando il cavo che abbiamo trovato prima e che abbiamo spellato. Mettiamolo in questa presa. You tentatively place the bare end of the electrical cord on the door's electronic lock and wait. You often get exactly the same results in the... No, lo dobbiamo mettere qua, nella presa. Ok. E poi lo dobbiamo, penso, usare sul tastierino. Un po' di scintille. Cleverly touching the electronic lock with the bare ends of your electrical cord. Passi 120 volt. 120 volts at high amperage through the electronic lock's delicately printed circuit boards. E friggi i circuiti del tastierino. The lock gives up the ghost as its solenoid freezes in a permanently open state with a loud click. E si apre. Hey Charlotte, I've got it open. Come on in. L'ho aperta, vieni Charlotte. Good work, Larry. I'll be right there. Just let me take a quick shower first, okay? I'll meet you inside in a few seconds. Okay, aspettami lì mentre mi faccio una doccia. I wish I had a dollar for every time I've heard that. Okay, Char. I'll see you in a few minutes. Right in here, okay? Ti aspetto qui. Va bene. After I shower, I'll meet you in the Electroshock Exercise Center. Va bene. Speriamo che sia così. Well, that's the end of that. I know I'll never see her again. Sono sicuro che non la vedrò più. E chi lo sa? Entriamo dentro il centro elettroshock e la aspettiamo qui. Well, I suppose I have plenty of time. Sono sicuro che avrò un sacco di tempo per esplorare questo posto. In realtà, here I am, Larry. Char arriva subito, dice eccomi qui, Larry. Hi, Char. That was fast. Ci hai messo poco. I really rushed through. Ah, mi sono fatto la doccia in fretta. Spero che non ti dispiaccia che sia ancora tutta bagnata e che non abbia avuto il tempo di mettermi addosso dei vestiti. No, credo che andrà bene. That'll be fine. Ma non dovresti isolare i tuoi piedi dal pavimento perché sei bagnata con l'elettricità, potresti prendere la scossa. Non preoccuparti per me. Adesso togliti i vestiti e salta su quel tavolo. Ok. Ok. Te la dici tu? Now lie flat on your back. So I can have total access to your... Adesso sdraiati su questo tavolino così che possa avere l'accesso completo al tuo corpo. Ah, per me va bene. Si spalma le mani con qualcosa. Dice ok, spalmerò questa gelatina elettroconduttrice su appendici del tuo corpo selezionata a caso. Spalma per bene. Next, e adesso attaccherò queste piccole pinzette elettriche a varie parti del tuo corpo.
Ow. Ai. Ow. Char, you didn't tell me this was non mi hai detto che avrebbe fatto così male. Inoltre, se io sono sul tavolo e tu sei sul pavimento, come faremo a divertirci? Oh. Aspetta che attacco l'elettricità. Non hai mai provato qualcosa del genere in tutta la tua vita? Ok, lasciami accendere la macchina. Con la telecomando la accende. Ok, dimmi, alzo un po' il voltaggio, dimmi quando cominci a sentire. Non è una bella sensazione? Ma in realtà non sento niente. Ok, fammi alzare il voltaggio. E adesso cosa senti? Non è bellissimo? Non sento ancora niente. Non capisco. L'ho fatto abbastanza volte che ero sicura di sapere come farlo, ma in realtà preme pulsanti a caso, ma non, a noi non sentiamo niente. Vediamo, la macchina sta facendo delle cose strane. Sono sicuro che adesso senti qualcosa. È al massimo. In realtà non sento niente. C'è qualcosa che non va. Perché non mi disconnetti la macchina e usiamo questo tavolino alla vecchia maniera? Ah, aspetta, ecco che cos'è. Wait, there it is. Oh, silly me. Oh Gesù, c'è questo cavo che non è inserito, ma adesso la macchina è al massimo. Connette il cavo e ci becchiamo una bella scossetta. C'era anche una donna nuda nel lettino abbronzante. Yes. Didn't I tell you I would turn you non avevo forse detto che ti avrei acceso? E difatti ci è acceso. La mattina seguente. Ok, dopo questa serata elettrizzante, un piccolo sonnellino è quello che ci vuole. Ok, adesso possiamo alzarci e se ci ricordiamo abbiamo visto che quando Char ci ha elettrificato, nella stanza c'era una donna che stava dentro il lettino abbronzante che è scappata via e nello scappare ha lasciato qualcosa per terra. Infatti torniamo nella stanza della elettrolocuzione. Andiamo a recuperare quello che la donna ha lasciato sul pavimento. Direi che finora non ce n'è andata bene una. Non siamo riusciti a concludere con nessuna ragazza. Allora, torniamo qua. The high amperage of the spa's electroshock exercise machine has transformed your genuine gold-plated medallion into a mass of molten metal now resembling modern sculpture. You decide to name it Suffering in Silence. Ok, quindi l'elettricità ha sciolto il nostro medaglione che adesso sembra una scultura che noi abbiamo deciso di chiamare Soffrire in Silenzio.
Torniamo nella stanza della elettrolocuzione. È ancora aperta. E vediamo che qui per terra effettivamente è rimasto qualcosa. Un orecchino di perle. Esattamente dove la donna nuda l'ha lasciato mentre scappava urlando dalla stanza. Recuperiamolo. You wonder if La Castellata has a jeweler who could mount this on one of your gold chains. Chissà se possiamo montarlo su una delle nostre catene d'oro. Ok. A questo punto possiamo andare da Chablis per darle il vestito che lei tanto desiderava. Devo solo ricordarmi dove si trova la stanza del make-up. Usciamo dalla spa. Non era qui. Forse era da queste parti. Vediamo se era questa. No, forse era qua sotto. Vediamo. Sì, esattamente. Ok. Riparliamo con Chablis. E diamole il vestito che tanto desiderava. Eccolo qua. Oh, Chablis, I hope you love this gown. Ti offro questo vestito, spero che ti piaccia. Oh, Larry. È perfetto. Perfect. Oh, diavoletto. Come posso ripagarti? Un'idea ce l'avrei. Why don't you meet me tonight? Perché non ci incontriamo questa sera sulla spiaggia? E facciamo una nuotata notturna solo tu ed io al chiaro di luna? What do you say? Che ne pensi? I say I'll be there. Dico che ci sarò. Until tonight, Chablis. Ci vediamo stasera, Chablis. Più tardi quella sera. Chablis ci aspetta in spiaggia, acceso il fuoco. Chablis looks beautiful here on the beach in the moonlight with those waves softly. Chablis sembra bellissimo qui sulla spiaggia nel chiaro di luna. Ci sediamo anche noi. Chablis looks beautiful. Ok. Proviamo un po' a parteggiarla. Oh, Larry. Oh, Larry. I like that. Mi piace. Continuiamo. Oh, Larry, I like that. Proviamo a parlarle. Hi, Larry. I've been waiting for you. Stavo aspettando. I brought a little something for us. Ho portato qualcosa per noi. Champagne ghiacciato con due bicchieri. Wow. Have I ever told you I find your Ti ho mai detto che trovo i tuoi occhi molto eccitanti? No. No, ma fallo pure. trovo i tuoi occhi eccitanti. Oh, you do. Davvero? Oh, Larry, yes. Che bello. Oh, Larry, that's so nice. Proviamo a riparlarle. Chablis, would it be premature to request... Sarebbe prematuro chiederti un bacio? Take un bacetto? Me, big boy. Rendimi, oh maccione. Ok. Chablis. Ok. Ancora. Andiamo a smanacciarla ancora un po'. Oh, Larry.
Non so che cosa stai pensando. I know what you're thinking. Oh. Oh. Ok. Come here, you beautiful. Vieni qui, bella. Ok, ci diamo ancora dei bacetti. Oh man, Shabli, I've kissed quite a few women in my time, but ho baciato diverse volte, ma non ho mai sentito niente del genere. Forse finalmente hai trovato qualcuno che sa cosa vuole, cosa vogliono gli uomini. Ok. Come here, you. Ok. Credo che è quello di prima. Oh, Andiamo a smanacciarla ancora un po'. Oh. Non fa niente. Ok, quindi è venuto il momento di darle il profilattico. Speravo che tu avessi portato uno di questi. Let me have it. Ok, lascia che me lo metta. Oddio, no! I'm ready when you are. Sono pronto. Da quando sei pronto tu. Oddio, no. La faccia di Larry. Ah, ecco. Ecco perché sapeva quello che fuck un uomo vuole. No wonder Shibley knows. E appunto. Oh mio Dio. La mattina seguente. Tu. Gli facciamo i gargarismi. Ok, direi che non abbiamo chiuso in bellezza. Però, molto probabilmente, Chablis avrà lasciato lo champagne sulla spiaggia. Quindi facciamo un salto in spiaggia per andarlo a prendere. Direi che ci è andata sempre peggio. Andiamo in spiaggia che sta di qua. Vediamo se incontriamo Art con il suo tram che va nella direzione giusta. Magari lo prendiamo, se no ce la facciamo a piedi. Ok, ma sta andando nella direzione opposta. Vabbè, facciamo prima andare a piedi per conto nostro. Direi che finora con le ragazze di questo hotel ci è andata molto molto male, una peggio dell'altra. Chissà se Larry riuscirà a trovare il vero amore in questa avventura, senza più Patty. Andiamo in spiaggia. E recuperiamo la bottiglia di champagne che Chablis ha lasciato. Chablis left our champagne. Il nostro champagne, ok. Raccogliamolo. Like you always say, a little warm champagne never hurt anyone. Un po' di champagne caldo non ha mai fatto male a nessuno. I earned this. Dopotutto me lo sono guadagnato. Ok, abbiamo recuperato dello champagne caldo.
possiamo tornare in hotel. Quindi, come vedete, tutte quante le ragazze, anche se ci mandavano in bianco, alla fine cercare di sedurle ci è servito, perché ci hanno dato un oggetto che poi ci sarebbe tornato utile. Torniamo alla reception. Ecco Art. Non so perché ci hanno messo sopra un ombrellone qua. Ed eccoci alla reception. Allora io a questo punto salvo. E nel prossimo video andremo a concludere il gioco e vedremo se finalmente Larry riesce a trovare, fra tutte queste ragazze che ha incontrato in questo hotel, una con cui veramente coronare il suo sogno d'amore. È stato molto divertente, ci vediamo alla prossima, ciao!